Leonardo da Vinci je 17 let preživel v Milanu, pa tu ni samo slikal. Mesto je še kako vplivalo na njegovo razmišljanje in delo. In res vam priporočam obisk njegovega muzeja tudi čisto v bližini teatra Alla Scala. Je namreč kraj, ki bo povsem obrnil na glavo vse, kar ste do sedaj slišali o Leonardo da Vinci. Lui arriva a Milano, ha studiato a Vinci, è nato a Vinci, ha studiato a Firenze dal Verrocchio, era un pittore abbastanza bravo, ma è arrivato a Milano con un documento, il curriculum è dato al Duca. Si è presentato al Duca di Milano chiedendogli di essere assunto, ma non come pittore come ci raccontano i libri, e neanche come musicista come ci raccontano le leggende. No, lui si è presentato come ingegnere militare. Ma la cosa incredibile è che lui non era un ingegnere militare, ha fatto il primo curriculum della storia falso, perché voleva farsi assumere dal Duca di Milano. Sapeva che Milano era una città industriale, qui c'era, è come fosse la New York in cui un designer vuole andare a lavorare. Bene, Leonardo è venuto qua, il Duca gli ha chiesto le macchine, ma lui non sapeva niente di macchine. E allora cosa ha fatto? Ha fatto la cosa più importante per uno scienziato e un artista. Ha studiato dalla mattina alla sera, ha copiato tutti i manuali medievali e ha copiato tutte quelle famose macchine che noi crediamo siano sue. Lui le ha copiate una per una e le ha rivendute al Duca con disegni meravigliosi, più belli di quelli da cui aveva copiato. Quindi lui ha inventato se stesso, ma è stato furbo perché ha capito che una volta essersi venduto e essersi fatto assumere dal Duca di Milano, ha dovuto studiare tantissimo. E mentre studiava si è appassionato talmente tanto alla meccanica, al corpo umano, a qualsiasi cosa lui vedeva, che è diventato un Leonardo II, quello che diciamo noi. È un Leonardo che è rinato e qui a Milano è diventato un ingegnere, un inventore di cose incredibili che sono tutte nascoste in più di 5.000 manoscritti che nessuno ha mai visto. E quello che facciamo noi è quello di prendere questi 6.000 pagine di Leonardo, incredibili, ci sono dei documenti incredibili ancora da scoprire, e andiamo a cercare il vero Leonardo, andiamo a vedere quali sono le sue vere macchine, quelle che lui ha fatto dopo che ha regalato al Duca delle macchine anche abbastanza false e non funzionanti, e ricostruiamo da 500 anni per conto suo le macchine che nessuno ha mai visto. E tu hai studiato le sue macchine come ingegnere e qui c'è una macchina nuova che non abbiamo conosciuto. Questo è un esempio. Qui abbiamo a Milano, nel Museo Leonardo III, la più grande macchina volante mai costruita. Eppure è strana, vedi che ci sono tanti sportelletti, sembra tagliata. Fino ad oggi tu hai visto le macchine volanti sempre con delle tele tirate, ma anche un bambino sa che le tele tirate, un uccello non muore, non funziona così. Leonardo era un osservatore della natura, aveva capito che per costruire le macchine volanti doveva osservare gli animali che volavano. Per esempio, qui c'è l'aquila meccanica. E la domanda è, questa macchina funziona? La cosa incredibile è che Leonardo ha fatto un progetto quasi perfetto, ma il problema è che non ha trovato un pilota talmente forte e resistente da battere i piedi e muovere le ali di questa macchina per 40 volte al secondo, per un'ora e mezza. Il problema è che Leonardo non aveva trovato il motore per far funzionare le sue macchine.